Il mio book vlog di luglio inizia con un addio. Addio a questo libro. Eleanor Oliphant sta benissimo, sono a metà, ma ho deciso di interrompere la lettura perché, nonostante non sia una storia particolarmente brutta e si legga anche in maniera piuttosto scorrevole, io non ho mai voglia di leggerlo, cioè non c'è feeling. Mi sembra che, arrivata ormai a metà del libro, non succeda niente di interessante e mi rendo conto che me lo porto avanti da un sacco di giorni. E perché proprio non ho mai voglia di leggerlo e quindi non leggo più. E allora meglio metterlo da parte e dedicarsi a qualcosa che ho voglia di leggere, che almeno quando guardo ho voglia di aprire e sfogliare. Abbadia, stasera gara tra scuole di danza, domani sera torna la musica con la gara di canto. Ok, guardate che meraviglia mi è arrivata oggi il 5 Minute Journal. Non so se lo conoscete, comunque è un diario che richiede la compilazione ogni giorno, quindi quotidiano, per soli 5 minuti. Allora, ve l'ho già fatto vedere anche su Instagram e vi è piaciuto molto, però lo faccio vedere anche in questo video. E praticamente questo diario è stato creato da Mimi e Alex Icon, non so se li seguite su YouTube, li seguo da tanto. E praticamente, vabbè, è in inglese,
però pace, nel senso che si capisce molto bene. Quindi all'inizio del diario trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per capire come funziona, come compilarlo, quali criteri seguire, ma soprattutto quali sono i risvolti positivi che porterà nella vostra vita. Per darvi un'idea, poi all'interno è fatto così: c'è il posto per la data, quindi assolutamente va bene qualunque giorno dell'anno, lo potete iniziare in qualunque momento, una frase motivazionale o una challenge, in questo caso troviamo un proverbio cinese, e poi vedete, questa è la parte da compilare la mattina: sono grato per cosa metterà, renderà, scusate, oggi una giornata favolosa, e le affermazioni del giorno, io sono, eccetera eccetera, per darsi la giusta carica e soprattutto per diciamo cominciare al meglio la giornata con gli obiettivi giusti in mente. E poi c'è invece la parte della sera: tre cose belle che sono successe oggi, importantissimo focalizzarsi sulle cose belle, e come avrei potuto rendere questo giorno ancora migliore, perché è anche importante sapersi correggere e riconoscere il fatto che facciamo degli errori. Sono veramente felice di avere questo diario finalmente, perché io credo veramente che mi sarà tanto utile, perché è importantissimo iniziare la mattina e finire la giornata nella maniera più positiva possibile, concentrandosi sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, perché è dalla mente che nascono poi le azioni, e quindi insomma saremo più spinti a realizzare ciò di cui abbiamo bisogno, ci sentiremo meglio con noi stessi e soprattutto andremo a letto pensando alle cose belle che ci sono successe e non ai problemi quotidiani. È tornato il mio faccione, allora io sto continuando ogni giorno a compilare il mio 5 minute journal, ve lo stra consiglio, magari ve lo lascio linkato sotto in modo che possiate trovare appunto il link ad Amazon dove potete comprarlo, veramente merita, oltretutto è fatto molto bene, anche la carta è bella resistente, la copertina è in tessuto, c'è tutta quella spiegazione iniziale che secondo me dà veramente lo sprint giusto per cominciare, quindi insomma super super consigliato. E poi io sto ancora leggendo La macchina della felicità. Niente da fare, ragazzi, io sono sempre qui. Tutto il mese di luglio è stato occupato da questa lettura che ho praticamente stoppato a metà. Non so perché, credo che sia un insieme di due fattori. Il primo, che forse questa storia all'inizio mi sembrava carina, dopo non mi prende più tanto, anche se mi rimane un po' difficile pensarlo, perché non riesco a trovare dei veri e propri difetti, semplicemente non sono tanto invogliata a leggerlo. E dall'altra, questo discorso mi rimanda a quello che ho fatto all'inizio del mese, comunque su un altro libro, e da una parte credo che luglio sia stato un mese talmente tanto impegnativo dal punto di vista degli spettacoli, come avrete visto, e mi hanno impegnata tantissimo, che forse mi è mancato così tanto il tempo per leggere che sono bloccata, e a volte la sera invece di leggere due pagine preferisco guardare un po' di TV o non lo so, o stare al computer. Tra parentesi, ho ripreso a vedere House of Cards, che ho ricominciato dall'inizio, quindi mi sto riguardando la prima stagione. Allora, prima di concludere questo book vlog, vi dico soltanto che per il mese di agosto qui su YouTube non ci vedremo, perché non pubblicherò nessun video. Ho necessità di riposarmi e di ricalibrare la mia vita. Nel senso che, come avete visto, non leggo praticamente più. Ho bisogno di leggere, di scrivere, di meditare, ho bisogno di riprendere a fare yoga tutti i giorni, di dedicarmi un po' a me stessa. E dato che ho avuto dei mesi veramente molto impegnativi, agosto invece è un po' più rallentato, vado in ferie, ho due settimane di ferie di cui una la passerò in Sardegna, quindi voglio veramente un po' pensare a me stessa. Non posso dire di avere un periodo particolarmente no, figuriamoci, ho solo bisogno di
ricalibrarmi, cioè io penso che sia proprio il termine più giusto, di ricominciare a fare quelle cose che mi fanno stare bene senza la fretta di dover finire qualcosa entro una determinata data, in modo da potermi poi riaprire completamente a settembre e cercare di dare insomma una svolta anche a questo canale, anche alla non so, questo hobby che è appunto il parlare di libri e non solo. Quindi sicuramente vorrei cercare di fare comunque un vlog del mese, magari anche proprio un book vlog, quindi farvi vedere che cosa leggo durante il mese, cosa mi porto in vacanza e tutto. Però ecco, filmerò tutto con tranquillità perché tanto fino a settembre non lo dovrò montare, non dovrò farvi vedere niente. Quindi io vi auguro un agosto splendido, ma soprattutto cercate di fare anche voi quello che faccio io, cercate di dedicarvi a quello che vi piace veramente, ciò che vi fa stare bene, andate dove volete andare, ammirate il cielo almeno 5-10 minuti al giorno, perché guardare il cielo tutti i giorni risolleva tantissimo l'umore, non immaginate quanto. Leggete tanto in spiaggia, in montagna, in città, ovunque andrete, non importa, l'importante è leggere qualcosa che vi piace, che vi appassiona, e insomma cercate veramente di prendervi cura anche della vostra anima, anche di ciò che c'è all'interno di voi, quindi non soltanto del corpo. È una bella abbronzatura, va bene, però rilassare anche la mente, trovare un po' di pace interiore, trovare un po' di relax e riuscire a guardarsi dentro ogni tanto e scrutare tutte le belle cose che abbiamo dentro ma che teniamo nascoste o che ci vengono nascoste dagli altri, è una pratica che farà sempre sempre solo bene alla vostra vita. Quindi niente, io vi auguro, come ho detto, uno splendido agosto, una splendida estate, e noi ci rivediamo quindi a settembre, ma ovviamente su Instagram sarò sempre attiva, quindi se avete voglia di seguirmi, io sono Martina Tazza, e allora niente, alla prossima, ciao!